Buonasera. Flavio Briatore. Buonasera. Io credo che il problema del povero è che ci piace la plastica. No, se tu vai a casa dei poveri senti il pavimento morbido, pensi che sia linoleum, invece sono tutte le bucce di banana che loro buttano in terra per anni. No, ma non parli così. I poveri fanno spazzatura perché mangiano nei piatti di plastica, bevono nei bicchieri di plastica, usano le lenzuola di plastica. Ma Enrico, cosa dice? No. Usa il flut di cristallo per lo champagne. Ma se tu provi a versarlo nei bicchieri di plastica dei poveri, lo champagne si aggrappa alla bottiglia e non esce. No, stai esagerando, poi non faccia questa cosa dei ricchi e dei poveri. Io credo che nei parti dei ricchi. Ma non è questo il. I bicchieri di vetro li buttiamo nel caminetto. Va bene, certo. Il povero invece alle feste scrive il nome sul bicchiere di plastica col pennarello. Ma non sono i poveri. Poi chiama il figlio con lo stesso nome, così li può lasciare in eredità il bicchiere. No, guardi, lei ha una visione. Senta, una visione un po' distorta. No, invece parliamo della polemica suscitata dalle sue osservazioni sulla Puglia, sul turismo della regione, no? Quelle osservazioni. Io credo che il problema della Puglia è che c'è troppa natura, troppi musei. Ma non. C'ha gli ulivi, il barocco di Lecce, tutte cose che sembrano fatte apposta per attirare il povero. Ma non è vero, no? Chissà che il povero, per sua natura, non ci fa schifo niente. Ma cosa c'entra? In Puglia non hanno proprio senso del management. Management. Perché hanno queste pensioni una stella. Ma non è vero. Dove sono i proprietari che rubano gli asciugamani a te. Ma cosa dice? Ma non è vero. Ma no, questa. Perché l'aria condizionata. La fanno con i buchi delle finestre, delle sparatorie dell'Andrangheta. Ma la smetta, guardi. Sono pensioni a conduzione familiare, magari, tra l'altro sono carine, ci si trova bene. Non. Si trovi bene se c'è un topo, ma una blatta o uno statale, ci stai alla grande. Ma cosa c'entra lo se statale? Se tu sei una regione Puglia che mi vuoi cambiare target, devi capire che il tempo della pensione Mariuccia è finito, che muove. Ma non ci crede, ce la faccio vedere. Cosa? La faccio vedere. Ma chi cosa? Fatemi entrare la Mariuccia della pensione Mariuccia. Vediamo Mariuccia. Vabbè, questa è una ricostruzione un po'. Ciao Mariuccia, come stai? Poi non è vero che abbastanza bene. Ecco. Sei in lutto? Ti è morto il reddito? Ma che cosa dice il reddito? Ti faccio un test, Mariuccia, della pensione Mariuccia. Sì. Quanti phone hai per sopracciglia Bluetooth nel vostro albergo? Ma cos'è? Cosa sta dicendo? E che cos'è questo Bluetooth? Appunto. Noi abbiamo dei phone, normali. Stoppati, Mariuccia, stoppati. Stoppati. Ogni tua parola è un'offesa per me. Prima come uomo, poi come imprenditore. Perché? Poi di nuovo come uomo, poi di nuovo come imprenditore. Vabbè, adesso abbiamo capito. Rispondi a questa domanda. Nel tuo albergo ce l'hai gli spazzolini da denti disegnati da Giugiaro col manico riscaldato che ti regge la mano? No, ma infatti non cosa c'entra? Non c'hai nemmeno i flaconcini di shampoo doccia col tappo che si apre solo quando riconosce le impronte digitali? Ma perché dovrebbe avere? Ma nemmeno che quando versi esce lo shampoo, ma anche la musichetta di Andiamo a comandare? No! Ma certo che no, scusi, Ce li avrai i panetti di burro scolpiti da Catalan? No! Ma certo, no! Ma non c'è nemmeno lo spalmatore di burro filippino personale così il cliente non si sporca le mani? No! Ma guardi che non. E il bancone della reception con due cubiste e portapenne? Cosa sta dicendo? Ma i lettini a bordo piscina con le slot machine incorporate nel parasole ce l'hai? No, non ce li ho. Ma ti rendi conto? Ma è certo, no? Che se in Puglia facessero tutti come te finirebbe un paese povero tipo il Carrefour. Il Darfur, il Darfur. Il Carrefour è un'altra roba, adesso lo dico. Io lo dico così. Vabbè. Adesso. Però. Guardi che invece la Puglia è nel tuo albergo che ospiti c'hai? Chi sono i tuoi ospiti? In questo momento la famiglia Capozzi è nel mio albergo. Trasite, famiglia Capozzi. Ma eccoli per favore. Buonasera. La famiglia Capozzi. Guarda come sono poveri. Ma vabbè, sono. Sono così poveri che il televisore è diventato in bianco e nero. Ma questo è lei che le fa queste cose qui, non è vero. Vi accoppiate fra consanguinei? No, ma aspetta. Ma scusi, ma un po' di rispetto. Individui subito il pericolo dello sguardo del salariato. Vi rendete conto che voi siete la rovina del turismo in Italia? Ma cosa ci avete? Un reddito di 20.000 euro l'anno ciascuno? No, guardi, veramente solo io lavoro, guadagno 17.800 euro all'anno. Vede?
Ma non vi vergognate? Ma perché? Non vi sentite come Bettarini del Grande Fratello VIP quando ha sputtanato la Scimo? Ma no, ma per cortesia, la smetta di offendermi, scuso. Anche chi non è ricco ha diritto di farsi le vacanze. È giusto, non siamo tutti ricchi. Mo, non è che tutti ci possiamo permettere un lettino a 20 euro al giorno. Vedete, poveri come sono maleducati. Ma perché no? Senti il monoreddito come strilla. Ma non è così il monoreddito. Hai mai sentito un ricco che disturba Tony Bennett e Jerry Calà mentre cantano Abbronzatissima? No, però... No, lo sai perché? Perché ricco c'ha stare al mondo, c'ha il savoir-faire. Savoir Vanity Fair. No, neanche così. Però... Il povero quando va in spiaggia sporca per terra di cartacce e di peli. Lo sai che il povero c'ha ancora i peli sotto la scella? Ma cosa dice? Se la fai vedere la scella, per favore. Fai vedere la scella. Aia. Guarda cosa c'ha. Vabbè, ma adesso è un caso. Il povero... No. Il povero lascia in giro i suoi bisogni. Ma guardi, allora senta, non sono animali. Il ricco che è signore non sporca i semini del cocomero, non li butta per terra. Dove li sputa direttamente in bocca al cameriere, no, così la spacciatura del ristorante non aumenta. Senta, però io capisco tutto. In concreto, quale sarebbe la sua strategia di rilancio per la Puglia? Io credo che quello che manca alla Puglia sono i four season, sì, il W, gli Scleraton, gli Holiday Inn, alberghi a 5 stelle. Cosa dice? Manca 6 stelle, 8 stelle, 15 stelle, the top number one. L'importante è che sull'albergo sul mare. Vabbè, questo certo. L'albergo lo devi fare sul mare. Sul mare, va bene, sì. Se c'è un aeroporto, devi far sul mare. Anche l'aeroporto. Anche il mare, lo devi far sul mare. Vabbè, questo è ovvio. Se tu al posto della chiesa barocca ci metti uno store di Rocco Barocco, tu ricco me la tiri sul mare. Ma no, ma per favore, guarda. Chiediti cosa rende di più tra un affresco del 500 e 500 ricchi che ti portano denaro fresco sul mare. Sì, comunque lei dice che la Puglia non attira turismo d'élite, però Madonna ha passato l'estate in Salento e ha detto che tornerà. Madonna nel giro de... che conta nel jet-set, ormai è totalmente al don. Quando si avvicina ai tavoli con la chitarra per cantare, ma chi? Noi diciamo sempre no grazie, non prendiamo niente. Ma si figuri se Madonna... Ma un mio amico che è veramente al top del top del glam, Alessandro Greco di Furore, dice che quando vede Madonna si tocca le palle. Ma si vergogni lui. Lo vuole sapere una cosa, ce la dico. Cosa? Il problema vero della Puglia sono i sindaci che non hanno la vision. Ce lo faccio vedere. I sindaci, sindaco. Cosa? Ci fa vedere entri il sindaco. Anche il sindaco c'è, mamma mia. Buonasera. Questo è un sindaco salentino. Ora attento che ci faccio la domanda a bruciapene. Pelo. Qual è la prima cosa che fai per il turismo? Beh, fondo tutto sulla cultura, bravo, sui musei. La nostra regione ha così tante risorse. Esatto. Stoppati. Ma perché? Già con questo accento mi abbassi la pila. Vabbè, l'ha parlata salentina. Secondo te è un caso che il sindaco di Monte Carlo non parla così e hanno 2 milioni di turisti? Ma non devo... Mi spieghi tu cosa fai per attirare il turista in Puglia? Faccio tante manifestazioni, anche a livello culturale. Noi abbiamo la Notte della Taranta, bella, famosa in tutto il mondo. Bravo. Poi facciamo la Sagra dell'Ambascione. Ecco, l'Ambascione. Mangiamo le friselle tonno e capperi. Che bello. E cantiamo le nostre canzoni folcloristiche. Tu pensa che è alito che c'è questo? Ma cosa ne sa? Tu ci pensi che con quest'alito qui anche i gabbiani scappano e non stanno più sul mare. Ma senta, ma la smetta. Ci avete una canzone che cantate? Qual è la vostra canzone preferita? C'è una quantità. Vorrei coprirla che tua bella bocca. Oh, bellissima. Tony Shantagata, mi fa diventare in bianco e nero anche a me. No. Io me ne vado, mi levo dal Kashmir. Ma che si leva dal Kashmir? Me ne vado, scusami. Quest'anno la Puglia era su tutti i media, sui giornali, e credo che quella sera lì uno dei tavoli ha dato 50.000 euro di mancia. Due tavoli hanno speso quasi 500.000 di euro. E poi te ne...